pace a voi. Vengo da lontano, dal tempo e dallo spazio. Altre volte attraverso entità disincarnate a voi già note ho manifestato il nostro pensiero. Essendosi aperto questo canale posso finalmente parlarvi a nome del mio popolo senza ulteriori intermediari. Abitiamo universi lontanissimi dal vostro, eppure così vicini per vibrazione che potreste comunicare facilmente con noi se solo vi distaccaste per un attimo dal caos dei vostri pensieri e dalla smodatezza dei vostri desideri. I terrestri stanno progressivamente perdendo la capacità di utilizzare i doni dello spirito. Questo accade perché, anziché usare il vostro involucro materiale come strumento di conoscenza e di evoluzione cosciente, vi lasciate guidare da esso e dalle entità che, a seconda della qualità del vostro sentire, ne prendono temporaneo o duraturo possesso. A causa di ciò avete dimenticato la vostra specifica identità. Se ciò accadesse a livello generale, dovreste ricominciare il vostro processo evolutivo sconvolgendo anche le armonie che altre razze su altre dimensioni e pianeti hanno faticosamente raggiunto. Esiste infatti un legame tra gli abitanti dell'universo che rende necessaria una comunione di intenti. Per questo motivo siete costantemente seguiti dal nostro pensiero. Vi chiediamo di agire in modo maggiormente consapevole e di influire con il vostro comportamento, le vostre opinioni e il vostro sentire ad indirizzare l'umanità verso un percorso di crescita spirituale. Siamo scesi tra voi molte volte nel corso dei tempi e abbiamo cercato di coinvolgervi in una comprensione più profonda del creato. Purtroppo le guide che avevamo scelto tra voi sono state ascoltate al massimo per la durata della loro terrena esistenza, per essere poi sostituite da individui egoisti che nella loro stoltezza hanno utilizzato le conoscenze rivelate solo per acquisire potere sugli altri. La conoscenza, non più illuminata dalla saggezza, si è progressivamente indebolita e corrotta, diventando sempre più diversa per obiettivi e sostanza da quella che vi era stata affidata. Per utilizzare correttamente qualsiasi tipo di conoscenza, infatti, occorre riflessione, pazienza, disciplina e sacrificio, qualità mai presenti in chi si lascia governare dalla bramosia. Le civiltà che vi hanno preceduto sono scomparse lasciando tracce per voi ancora incomprensibili. Gli antichi insediamenti sono stati inghiottiti dalle falde terrestri, dagli oceani o dai ghiacciai, e quanti hanno effettuato ritrovamenti che avrebbero potuto stimolarvi a nuove riflessioni sono stati messi a tacere. Coloro che coraggiosamente continuano a divulgare le informazioni racchiuse nel passato vengono emarginati, persino nell'ambito della loro materia o professione, spesso derisi e calunniati. Questo accade perché la civiltà che seguirà la vostra sia libera di commettere gli stessi errori o di evitarli, sempre attraverso l'evoluzione del proprio sentire. Ma questo accade anche perché chi detiene il potere sulla Terra non desidera l'evoluzione, poiché essa comporta consapevolezza e libertà. Per prima cosa essi distrussero le tracce del loro arrivo e della loro specifica appartenenza planetaria, rimuovendo il codice mentale attraverso il quale avrebbero potuto essere rintracciati dal loro pianeta madre. Interrotto ogni contatto fisico e psichico con la realtà di appartenenza, la loro natura si plasmò rapidamente secondo i codici del nuovo pianeta. Accadde dunque che, dopo aver trascorso un periodo nell'osservazione di una vita che si era sviluppata in modo così diverso da loro, essi decisero di intervenire su quello che ritenevano uno stato di evoluzione troppo inferiore per essere accettato. Mentendo a se stessi, si persuasero di essere responsabili della felicità degli esseri che vivevano sul pianeta, mentre invece si adoperarono solo nel perseguire gli obiettivi dettati dalla loro superbia. Attraverso l'elaborazione del codice genetico di quegli esseri primitivi dall'intelligenza poco sviluppata, venne concepita una nuova razza. Genomi atlantidei vennero riprodotti, modificati e inseriti nei filamenti staminali fino a raggiungere una stabilità minima predefinita, tale da consentire la rapida evoluzione della nuova specie artificiale. I laboratori utilizzati per quelle ricerche delle strumentazioni di potenza e precisione impensabili per il vostro sviluppo cognitivo persino adesso, a distanza di migliaia di anni, giacciono nelle viscere della Terra, muti e silenti, intatti e pronti ad accogliere nuovi freddi sperimentatori. Il pensiero iniziale degli esploratori era stato quello di scoprire l'essenza della vita terrestre e di migliorarne la qualità,
ma il progetto si sviluppò seguendo le direttive di individui troppo coinvolti nel proprio personale interesse, i quali utilizzarono come schiavi le creature generatesi dagli esperimenti, sottoponendole anche a torture inaudite quanto inutili. La presenza di queste nuove creature sconvolse l'equilibrio sociale e morale preesistente, generando, proprio tra coloro che si consideravano portatori di pace, prima discordia e poi vere e proprie guerre fratricide. Sembrava che la permanenza sulla Terra avesse inesorabilmente privato gli Atlantidei dell'armonia che li aveva sinora distinti tra le razze presenti nell'universo, trascinandoli ad un livello di sentire completamente diverso. Le nuove creature, frutto degli esperimenti genetici, svilupparono rapidamente notevoli caratteristiche intellettive e grande sensibilità, raggiungendo posizioni elevate all'interno della comunità. La razza primigenia e quella costruita in laboratorio finirono per fondersi, creando ceppi diversi, sia per aspetto fisico che per potenzialità psicointellettive. La telepatia e la chiaroveggenza divennero capacità sempre più rare, non tanto a causa delle inevitabili modificazioni genetiche, ma soprattutto perché si era perso l'equilibrio interiore che consentiva ai recettori chimici di influire a tale scopo sulla corteccia cerebrale. Intere zone del cervello, non più sottoposte a stimolo, si atrofizzarono. Quando arrivarono gli sconvolgimenti climatici e tellurici che la sensitività ormai compromessa non era più in grado di prevedere né di arginare, la civiltà atlantidea venne spazzata via, lasciando come tracce del suo passaggio una quantità di codici che nessuno ancora ha saputo decifrare o interpretare correttamente. Gli Atlantidei avevano previsto, in caso si fossero verificati cataclismi, che si attuassero programmi di rigenerazione della flora e fauna preesistenti. In questo modo le varie forme di vita sulla Terra vennero preservate dall'estinzione. I superstiti, per necessità di perpetuarsi, dovettero in parte fondersi con le forme di vita umanoide sopravvissute ai cataclismi, dando luogo ad altri ceppi di esseri umani. Molti incroci si estinsero con il passare del tempo, in quanto non in grado di adattarsi velocemente alle modificazioni dell'ambiente. Altri si estinsero per selezione naturale, in quanto gli individui tendevano a riprodursi, scegliendosi per similitudine di comportamenti e di sensibilità. L'uomo, con le fattezze che conoscete, non discende dai gruppi che si formano dagli incroci, ma dal ramo atlantideo, ed è per questo che non riuscite a collegare tra loro tutti i tipi di ominidi di cui avete rintracciato i resti. Ogni tipologia è in realtà una specie a sé stante, anche se alcune si sono poi fuse tra loro. Lo Yeti e altre creature che si nascondono nei luoghi più impervi della Terra, consapevoli della sorte che toccherebbe loro se venissero scoperti, non sono che i sopravvissuti degli antichi incroci. Questi soggetti sono in grado di comunicare tra loro telepaticamente e possiedono conoscenze dal valore inestimabile, ma sono fisicamente così differenti da voi da generare repulsione in soggetti non abituati alla seconda vista, cioè a quella del cuore. Nell'antichità essi sono stati considerati incarnazione degli spiriti e per questo venerati e protetti. L'attuale civiltà considera la diversità un elemento di destabilizzazione. Per questo si è generata una paura collettiva che impedisce di superare il condizionamento delle percezioni visive. Non è dunque un caso se, nonostante i nuovi ritrovamenti di resti scheletrici di ominidi e le datazioni effettuate con il radiocarbonio, ancora non siete riusciti a trovare gli anelli mancanti dello sviluppo dell'uomo sulla Terra.